Miles sta assumendo tutto il suo fabbisogno energetico solito in un pasto. Non mi tiro il culo perché se mi viene vita e mangio tutto il tortellini prima. Avete raggiunto il punto più basso di questo canale. Buonasera! Chi ci segue sui social sa che sono state lanciate sfide, che c'era qualcosa in sospeso. Esatto. E la resa dei conti è arrivata. Chi abbiamo qui con noi alla nostra destra? Il signor Frisbappo! Chi sei? Chi sei? È la seconda volta che la seconda oggi. Intervista. La seconda intervista. Questo uscirà dopo l'intervista, quindi sì, l'avete già vista l'intervista, quindi possiamo già dire ripresentati. Aspetta, taglia te. No, perché? Scusa, ma cosa... Hai detto questo uscirà dopo l'intervista, l'avete già vista l'intervista? Non devi dire questo quindi, uscirà dopo. Quindi perché lo fa sempre? Ah, tu questo uscirà, vabbè, qual è il problema? Cosa ce ne frega? Ma che cazzo ce ne frega? Bene, l'altra volta avevamo un microfono, adesso ne abbiamo due. Sei. Sono Frisbappo e faccio challenge. Quindi poiché avete visto l'intervista, avete visto la banana e adesso avete capito. Cioè, non ancora realmente, adesso... Sapete che le banane c'entrano con la challenge con Frisbappo, ma sarà il nostro stesso ospite con i suoi microfoni, mi sono timaroni, sta così. Bando alle ciance, spiegaci cosa stiamo per fare. Allora, si andranno a mangiare due banane e a seguire un litro e mezzo di spray. Io non ho... Ma dalla goccia però. No, pian pianino. No, anche perché non penso che... Possiamo bere mentre mangiamo. No, prima le banane e poi la spray. Ok. Poi il tempo che ci impieghi a... Non so neanche se la finiremo, detta come va detto. Okay. Cioè... Questa sfida si è basata su dei video già visti. E praticamente calorie. Questo è più che una challenge, è un esperimento che si andrà a fare. Sociale. È un esperimento sociale. Tipo un video di Dipre, una cosa del genere. Sono due litri questi. Anche perché andremo a scoprire questa fantomatica reazione che ha la banana con la Sprite. In teoria cosa dovrebbe succedere? Questo. Per l'occasione mi sono già offerto di fare l'uomo della situazione, di reggere. No, vabbè, lo lasciamo qua, lo prendo all'inizio. Beh, lo facciamo vedere... Questo sarò io che lo reggerò nel caso qualcuno dovesse... Anche perché resistere. Dobbiamo scoprirlo, magari non succede niente. Magari è un fake. Magari è un fake e lo andiamo a smascherare così. Siamo coerenti con quello che dicevano sempre, nello svapo dovete sempre provare, anche noi dobbiamo provare. Ah, io abbandono... Si mangiano, eh. Ma oltre questo, ma dove cioè, cazzo le prese in Africa, ste banane? Io voglio cazzo sì, di banane, non lo so, no? Vecchio. Bene, mangia detto questo, cominciamo. Cominciamo, vai. Via! Vai! Guardate già subito... L'unico esperto. Io però voglio la voce di sotto casa. Poi sono a digiuno da mezzanotte, quindi finalmente mangio del cibo solido. Inizio così con delle banane. Oh, ma la banana già fa cagare. Non mi dà quella sensazione di acidità quando l'hai finito di mangiare? Che degrado. Sto già male, ragazzi. È tutto quello che tutte le volte nei nostri video lo diciamo. Ma perché lo stiamo facendo? Perché? La prima è andata, però mangia banane. Ma sparire le banane. Quante ne aveva mangiate Luis? Tipo 30. No, 19, qualcosa di... E con due dove funziona lo stesso? No, ma nei video ho visto due banane. Ma lui non ha bevuto la Sprite. Ah, ho proprio mangiato banane che... Sulla nafta. Grande Luis, grande. Miles sta assumendo tutto il suo fabbisogno energetico solito in un pasto. Non mi tiro il culo perché se mi viene vita e mangio tutti i tortellini prima. Ma... La scienza, cosa dice la scienza? Che la scienza dice che... Boh, cioè subito... No, non io subito. Cioè che le banane vadano giù, come funziona? No, no, adesso puoi bere. Ah, già, subito. Io voglio aspettare Miles perché il primo sorso, ragazzi, va dato insieme. Allora... No, sia no, mai, no, vai tranquillo, vai tranquillo. Sia mai che intanto, ma entra con una capiamo. Mano mangi, con l'altra allungami il secchio, così già ci prepariamo che non sia mai qua. Cioè capiamo che c'è ancora i tortellini in corpo, quindi... Allora, nel frattempo che Miles mangia, ci puoi dare una... Perché poi noi Vapors for Passion stile Super Quark. Ma puoi sbappare o dietato? No, no, cazzo puoi sbappare, sta lì. Spiegaci per favore, poi Andre sei in editing, per favore puoi mettere un po' di musica Super Quark o simile. Di come, di quali sono le fonti che tu hai potuto constatare, consultare per vedere che la cosa succedesse in questo modo? Abbiamo visto cioè, diciamo, quali video? Diciamo che su una quindicina, ventina di video, solo due, tre non hanno vomitato. Ma in,
nel senso, qua, chi le ha fatte queste cose? Dove vi siete informati? Dove le avete visto? No, su YouTube. Sempre su YouTube. Quindi se girate su YouTube e scrivete banana sprite vomito, trovate di tutto. Questo è il perché. Poi c'è anche gente professionista che ha mangiato tipo 20 banane e 4 litri di sprite. La faccia. Vomità. Però poi dopo fanno solo quelle cazzate lì, non sì, so. Sì, no, loro sono proprio professionisti, mica come noi che... Noi per essere svapatori e far cazzate direi che ne è meglio. Ragazzi, sì. Prost! Salute! Ciao! Salute! Bel boccalone! Io ce l'ho qua proprio però, proprio la banana. Te sì? Sì, anch'io. Vamos! Andrea, pure. Cazzo, ma è lui va giù il cazzo, duro. Sono rotti. Allora. Merda, cos'è? Oddio! Oddio, mi sa che sto andando già su qualcosa. Per pensare che sono pure padre, capito? Dopo. Ragazzi, oggi... Ma, ma cos'è sta roba qua? Ospite con noi... Cosa maione? Fristegosauro! Che cos'è la gara dei rutti? Ti ricordi quelli di gara dei 105 del... dello zoccolo? Sì, che faceva la gara dei rutti. Come la sgasare? Ma io sento un po' di fermento allo stomaco. Caputtana. Che schifo. Cioè, sei un pazzo. Che schifo che viene su. È controllata. Ma sei sicuro che fa? Cioè, funzioni. Sta... Sei te che l'hai proposta. Cioè guarda dire... quello quanto ne ha debutta. Dai, poi sto andando piano perché ho paura che magari possa fare una reazione. Ma a questo punto poi mi spiego una cosa però, perché questo me lo chiedo. Ma mi spiegate il primo che ha fatto questa cosa, come cazzo ha fatto a scoprirlo? effettivamente... Ah, la casualità. Non vomitare perché io merda. Non vomitare perché io vomito. Sento qualcosa. Andrea, dammi l'ombrello. Di giù l'intermittenza, non c'è niente da sboccare, sbocco poco. Ma poi senti qua che puzza. Mamma mia, che inizi di luce, Andrea, ci metto tutto in serio. Già, adesso sbocca, adesso sbocca. C'è la gocciolina per la schiena. Eh? È scaduta sta roba. Ma scusa, ma te stai bevendo da 3 ore? Beve niente. Cioè, hai bevuto quanto? Oddio. No, no. Ah, centralo. No. Ah, no, no. Mi sto tenendo a distanza. Centralo. No, pensavo che stessi partendo. No. Vedevo te che stavi partendo. Ma quindi secondo voi come l'ha scoperto? Il primo che l'ha fatto. Secondo me avrà mangiato una banana. Poi si deve aver bevuto dietro della Sprite, perché magari c'era quello per merenda e poi è stato di merda. Sì, anche perché poi effettivamente, cioè cazzo, è cibo. Cioè quindi ti può capitare magari che a caso ti fai una banana e poi successivamente una Sprite. Ma sì. Ma chi cazzo beve la Sprite? No, Sprite spacca il culo. Ma che cazzo dici? Beh, dai! Mi piace, è brutto. Te ce l'hai a casa la Sprite? No, ma dietro non so bibite casate. Mi sta uscendo del cibo che probabilmente ho mangiato una settimana fa. Cioè... Veramente una cosa allucinante. Ti fa digerire. Fa digerire? Porca troia. Mi sento meglio di prima. Yeah. Io mi sento meglio. C'è un po' di mattone allo stomaco, quello sì. Ecco, le banane di merda, non mangio mai più. La parola magica, tu sai che ho mattone, ho paura già. Non mangio mai più una banana per il resto dei miei giorni. Due banane che hai mangiato, porca puttana. Mi sta venendo i brividi nelle braccia. Ma per i rutti che stiamo facendo? Non lo so perché. Sincero, a me sta per venire a scappare più da cagare che da vomitare. Sento un po' di pressa al culo. Sei un po'... Ma sì, mi ha salutato la marmotta. Ho detto, ciao Davide! Ho voglia di uscire! Ti appa la tarta, po'. Mi metti qua con il culo per aria. La testa! Prossima challenge! Il primo che mette giù la tappa la vince! I casi documentati che hai visto di questa cosa, quanto ci mettevano poi effettivamente a sboccare? Ah, c'era chi lo faceva subito. No, non la finiva neanche. Puntualmente. Oh, oh, oh! Cos'è successo? Ho visto la faccia, è come quando fai la scoreggia bagnata, no? C'è la serenità, nel momento in cui la rilasci poi ti accorgi. Ha fatto la stessa face, l'ho visto in diretta vecchia. Dopo ricordare le prese, ha fatto quello. Ha cambiato faccia. È una cagareggia. Tiro da 2.
Cioè, per Miles, l'occhio di Miles parla chiaro. L'occhio di Miles è un po' lungo. È l'occhio della T. No, merda. Questo è l'occhio del cucciolo di volpe tramortito. Altro che dire. Tramortito. Vecchio, non ti vedo bene per niente. Che colore ho? Forse non è un... sono rossi lucidi. Mi sono girato, ma sembrava tipo le pubblicità Progresso. Tipo uccidetemi. Era tipo un tenerino. Da, uccidetemi, ti prego. Da, cucciolino trulli, tipo un pazzino. Sì, vecchio. Non mi fa tanto tenere, mi si è mossa una cosa nel cuore. Oh, Furby! Come siete messi voi? Male, vecchio. Non è un fake, mi sa. No, però hai visto i riflessi? Anche da volta tramortita ha avuto... E come mi voglio bene, mi voglio vomitare addosso. Giustamente. Beh, c'è bisogno di dire una cazzata, sto per perdere il primo. No, ma lo sai che mi sa, perché è una cazzata di scomoda. Adesso vi do una botta che ho vomito, vado avanti, vengo. Vai, vai! Volpe, 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 volpe. Giù, giù. Ma faccio veramente cagare. Andre, picchialo. Quella è la sua vera fatta. No, però chiaramente non vomitare perché mi viene dopo la deve, reaction. No, deve, se no cosa facciamo vedere la gente. Sì, ma mi viene la reaction, cioè lui vomita lì dentro, gli vomiti in mezzo. Ehi, che si vede da un uomo! Oh, da volpe il leone, un attimo qua! Il leone lì. Siamo tutti concentrati su Miles. Abbiamo già capito chi è l'anello debole della baracca. Ma no, però, cioè, io ti dico la verità. Pensavo che avresti ceduto prima. Beh, ma comunque... Cioè, non è che mi viene da vomitare, è che mi viene proprio lo schifo berla adesso, cioè. Ma dai, com'è quello finito? Ma dai, calma, ti mancherà un litro. No, dai, mezzo. Sì! Basta. No, aspetta ancora, non sono ancora finito. Ma cioè, mi sembrava molto, molto in forma. Sei dopo in macchina, mentre siete in macchina, che si muove tutto. Accosta! In macchina come vai, soci? Benissimo! Modalità. Tanto ti dispiace, per conto. Sì, sì, vezzi, per me era scontato, quindi su, non avevo calcolato questa cosa. Proprio ritardata, che arrivi a casa. No! Amore! Sono triste, vero? Non aspettavo di vedere sbocco, degrado, no? Però sul serio, raga, devo cagare. Magari te c'ha una reazione diversa. Ho già cagato 3 volte stamattina. Ho mangiato 2 kebab ieri sera. E le patatine, pasto libero. Beh, ma sono andato a fare in bici, dai. È smaltito. Ci sta. 2 km sono da casa. C'ha la bici elettrica. Cioè, l'organismo non ha il tempo di capire cosa stai facendo. Neanche posi sulla salute. Grande mais! Da mais non me l'aspettavo. Giù, giù, giù. Bevilo, 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 bevilo. Oh, dai, ragazzi, 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 sono triste. Sono triste, però. Ragazzi, questo è il risultato. Questo cimitero di banane bottiglie. No, anche perché adesso, scusa una cosa, abbiamo mangiato le banane, abbiamo bevuto la Sprite. Cioè, bisognerebbe mettere un qualche video comparativo quando noi facciamo della gente che però gli è successo di vomitare. Perché sennò così non rende. Andrea, in fase di editing si può fare questa cosa? Sì, ma non posso, non è mai sporca, però. Ciao ragazzi! Andiamo a dormire! Se fosse c'era un rumore sembrava
Adesso gli occhi sono veramente il cucciolo di volpe è caputo, però per questo era proprio... E che mentre tu dicevi, ah, bisogna mettere dei video da paragonare. Vedevo uno degli occhi a cernia. Ah beh, io non mi sogno. Io non me ne rendevo. Ancora! No, se continui devi venire qua a sboccare, dobbiamo vedere, dobbiamo far vedere. Per me è psicologico. Vecchio, non farlo perché due non li reggo. Pensato, urlato, quindi c'è. Sì, può essere. Infatti, lo sai cosa bisognerebbe fare? Stimolarlo. Aspetta. Saltiamo. Aspetta. Fai un po' di. Ti metti lì così. Muovi, scotti. No. Due non li reggo, Due non li reggo. No. E poi no, dopo non ci sono più i segni. No, falso allarme, era perché me l'ho agito. Ah. Cioè cazzo, ero lì che stavo per dire, abbiamo sfattato un gatto. Abbiamo sfattato un gatto. Naso però che. Vai, sto bene? Sì, sì. Ragazzi, un applauso per il nostro eroe, però. Ho applaudito anche Andre, vuol dire che veramente qua abbiamo fatto un'impresa titanica oggi, cioè. Avete raggiunto il punto più basso di questo canale. Io l'avevo detto. Cioè, io la mia reputazione ormai è rovinata da tempo. Sì, la, sì. La vostra è proprio, ci avete dato la mazzata. Bene, ragazzi, stavamo per spattare un mito, ma alla fine a quanto pare è vero. Non era. È vero. Dice, come hai detto, uno su tre ce la fa, dicevano. In questo caso uno su tre non ce la fa. Che cazzo vuoi dire adesso? No, no, niente. Boh, il video no, è finito, non abbiamo aspettato. Ringraziamo FreeSwap per aver portato questa ignoranza su questo canale che voleva essere tutto all'epoca intatto, ma alla fine sapete com'è, la teoria e la pratica non sempre si incontrano. Io sono Kata. Io sono Miles. Io sono Miles. Maestro ammortito. Io sono FreeSwap. E ci vediamo alla prossima challenge cazzeggi e ignoranza. Ciao. Se ci arrivo.